Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere quali sono i 12 errori più comuni che facciamo quando ci mettiamo lo smalto. L'errore numero 1 è usare il solvente del supermercato. È economico ma fa male alle unghie. Io uso quello di Wicon e ultimamente sto provando il solvente di Fab Nails e mi ci sto trovando molto bene. Il secondo errore è strofinare il dischetto sull'unghia. Così non fate altro che stessare l'unghia. Quindi appoggiate il dischetto sull'unghia per qualche secondo e pressate. Dopo trascinate il dischetto. E se rimane qualche traccia di smalto, strusciate delicatamente il dischetto. Terzo errore, non applicare la base. La base va sempre messa perché protegge l'unghia dallo smalto colorato. Come base non utilizzate lo smalto trasparente, bensì una base specifica. Queste sono le basi che ho io. Oggi applicherò questa base di Kiko, che è la mia preferita e costa poco. Il quarto errore è applicare la base dopo aver messo l'olio per cuticole. Non va fatto perché lo smalto durerà poco. Quindi prima di applicare lo smalto, lavare bene le mani. Il quinto errore che fanno in tanti è agitare la boccetta di smalto. Facendo così si creano le bolle d'aria. Sesto errore, applicare uno strato spesso di smalto. Non va fatto perché si macchia l'unghia, lo smalto ci impiega molto tempo ad asciugarsi e si possono formare le bolle d'aria. Quindi prelevate la giusta quantità di smalto. Settimo errore, non aspettare che lo smalto si asciughi tra una passata e l'altra. In questo modo i tempi di asciugatura si allungano, quindi è meglio aspettare qualche minuto prima di procedere. Ottavo errore, dare solo una passata di smalto colorato. Vi consiglio di dare due passate di smalto così che il colore sia più intenso. Errore numero 9, non pulire le sbavature di smalto nel girocuticole. Per rendere la manicure più bella vi consiglio di eliminare le sbavature di smalto con un pennello bevuto di solvente. Errore numero 10. Utilizzare il cotton fioc per pulire le sbavature. Vi sconsiglio di utilizzare il cotton fioc. Non è preciso e rischierete di rovinare la vostra manicure. Quindi è meglio utilizzare un pennello dell'aria che è molto preciso. Undicesimo errore. Applicare lo smalto nel girocuticole. Vi consiglio di stare lontani dal girocuticole per almeno un millimetro, semplicemente perché lo smalto fa male. Dodicesimo ed ultimo errore, non passare il top coat. Se passate il top coat, la vostra manicure durerà più a lungo. E non passate troppo il pennello perché si potrebbe sporcare, trascinare il disegno e rovinare la vostra nail art. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!